Uomini e donne, ecco perché Sami Hassan e Giovanna Abate si sono lasciati. Una delle ultime coppie nate del Letty Show di Maria De Filippi è quella formata da Giovanna Abate e Sami Hassan. I due sembrano realmente innamorati e felici durante la scelta di lei a Uomini e Donne, e invece sin da subito è stato noto a tutti che qualcosa non andasse per il verso giusto. Dopo le illazioni e i rumors dei giorni scorsi, adesso a confermare la fine della loro storia ufficialmente sono intervenuti i diretti interessati. Giovanna e Sami hanno spiegato che tra di loro ci sono state subito delle incomprensioni e delle incompatibilità che hanno reso impossibile continuare la loro storia, e per questo si sono detti addio. Il primo a parlare è stato Sami Hassan, il corteggiatore di Uomini e Donne, ha confessato di sentirsi esausto per questa situazione con Giovanna. Ha ammesso che da parte sua non c'è mai stato un forte sentimento verso la ragazza e che quest'ultima non si è mai fidata di lui, mettendolo sempre in discussione e accusandolo di essere falso. Il ragazzo inoltre ha aggiunto che i due non hanno mai trovato un incastro giusto, riuscendo a litigare spesso e per futili motivi. Addirittura ha affermato che ora non solo ha chiuso la relazione con Giovanna, ma è difficile anche pensare a un rapporto di amicizia. Insomma, da parte sua Sami si definisce stanco e infine ha aggiunto che la goccia che ha fatto traboccare il vaso è avvenuta per il suo compleanno. Durante l'ennesimo confronto i due hanno litigato e la loro relazione è naufragata. Tuttavia San non dà tutte le colpe a Giovanna, ha infatti affermato che la trova bella, intelligente e piena di valori, ma allo stesso tempo incompatibile con lui e il suo stile di vita. Di diverso avviso è invece Giovanna Abate. L'ex tronista di Uomini e Donne tra i due era sicuramente quella che più ci credeva in questa relazione e per Sami provava dei forti sentimenti. La ragazza non è scesa nel dettaglio sui motivi della fine della loro relazione. Tuttavia, con la lunga lettera ha spiegato di aver investito tanto in questa storia e che adesso la delusione è tanta. Addirittura ha ammesso che solo una settimana fa era pronta a trasferirsi a Milano da Sami, mentre adesso i due si sono detti definitivamente addio. Ahimè, mi sono dovuta rendere conto che questa voglia c'era solo da parte mia. Così ha infatti ammesso sconsolata Giovanna, sottolineando come la volontà di proseguire la storia ci fosse soltanto da parte sua, ma poi ha concluso speranzosa. Raccolgo i cocci e riparto dalla mia voglia di vivere e di trovare quella persona che mi faccia battere il cuore. Cosa pensate della fine della relazione tra Giovanna Abate e Sami Hassan? Secondo voi dovrebbero provare a riavvicinarsi? A voi commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.